Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi giochiamo un poco con la sabbia magica. Questo è il 4, il 5 e il 6. Oppure? 6, 5 e 4. Benissimo. E che dinosauri ci sono su questa sabbia magica? Un parasauropolo, un dimetrodonte e un velociraptor. Ok, allora, cosa possiamo fare? Vogliamo tagliare? Che numero vuoi aprire? Numero 6? Ok. Apriamo questo numeretto 6. Adesso lo tagli a pezzettini, a spicchi, come lo vuoi tagliare? Mantieni la base, si abbassa. Mantieni sempre sotto, bravo, così. Facciamo fette di torta. Vabbè, stiamo riempendo un tavolo di sabbia magica. Stanno anche un poco sul raptor. Una bomba stiamo facendo. Sei pronta a spaccarla? Wow, che bello Alfonso. Ok, poi la riapriamo, la continuiamo. Adesso sbirciamo un po' cosa c'è qua dentro. Kinder Joy. C'è un triceratopo. Ok. Lo mettiamo qui. Adesso quale numeretto apriamo? Il 5. 5? Vai. Aspetta, spostiamo un po' tutta questa. La sabbia. Mettiamo tutto qui. Adesso sposto lì. Benissimo. Continuiamo. Numero 5. Dimetrodonte. Ha mangiato sto dimetrodonte? Un dimetrodonte è un carnivoro o un erbivoro? Carnivoro? Sì. E il velociraptor? Sempre carnivoro. Ah, due carnivori. Bene. Affettiamo un'anguria. La mangeresti un'anguria? Sì. Sei pronto? Sì. Un'anguria blu poi. Adesso sono con il tappo. Wow! Siamo a due! Kinder Joy. Gioia, una gioia per te? Due, eccoli. Adesso che ci resta? Numero? Numero 4, benissimo. Ma il parasaurolopo è carnivoro e erbivoro? Biboro. Erbivoro? Sì. E che gli hai fatto mangiare adesso? La La sabbia. sabbia gialla? Sì. Bene, andiamo? Continuiamo? Sì. Facciamo pezzettini? Lo scavi con le mani. Vai, vai, vai. Io penso che non c'è niente lì. Cosa vedono i miei occhi? Cosa vedono i miei occhi? Questi li mangio tutto io. Tutti io. Veramente? Non posso mangiarli? Perché? Si condivide. Si condivide? Ok, adesso diamo una ripulita, li apriamo? Pulisci tu? Va Rispondi. bene. Pulisci tu? Sì.
Iniziamo da te. Vai Alfonso, apri, apri. Ce la fai? Forse sì. Vuoi un aiuto? Ce l'ho fatta. Benissimo. Apriamo la sorpresa? Sì. Spostiamo il cucchiaino. Poggialo qua. Hanno cambiato. Hanno cambiato i cucchiaini. Ah sì, adesso sono di carta. E? Che cos'è? Svuota, svuota. Un odonte. Wow, è da costruire. Sì. Vediamo un po' le istruzioni che ci sono. Allora. Ah sì? Hai messo prima le due ali? Sì. Bene. Una era già montata. E poi quello va sotto i piedini. Ah, qui. Sì. Ce la fai o ti aiuto? Ti aiuto a mettere la base? Sì. Bravissimo. No. Sì. E vabbè. Bene. Aspetta. Eccolo qui, il piccolo esserino montato. Apriamo un altro? Sì? Vai. Ti aiuto? Però... Ok. È stata una faticaccia. Sì. Sbirciamo, sbirciamo. Cosa c'è qua dentro? E lo capiremo. Sei pronto? Sì. Vai. Colpo da maestra. Ti aiuto? Cosa c'è? Un rinchiosauro. Wow, belli. Ma forse le due teste le dovrei... Ah no, una è la testa e una è la coda. Giusto? Vediamo le istruzioni. No, pensavo che la testa era divisa in due e si univa. Mi ero dimenticata della coda. Bello però. Dinosauro senza coda. La scorsa edizione invece, se ti ricordi, forse eri un po' piccolo, c'erano lo scheletro del dinosauro e poi si rivestiva, ti ricordi? No. No? Quello è un guscio, il guscio dell'uomo. Così? Uh-huh. Questi due che abbiamo capiti, ma l'altro giochino proprio no, vero? Uno chi è un poco pazzo. Uno, questo giochino qua non l'abbiamo capito come si monta, ma è distante tutto, sono proprio carini. Dobbiamo continuare la nostra collezione. Sì. Va bene Alfonso, salutiamo i nostri amici. Ragazzi, per questo video è tutto, Alfonso. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Lasciate un like. Dai nostri amici dinosauri è tutto. Ciao! Ciao.